Un saluto a tutti gli amici web ascoltatori di Liberi.tv. Questa sera, serata particolare e speciale, direi io, perché a tavola con le impossibili identità sessuali, Riccardo Cristiano con 3C scritto sul sito di Liberi.tv per sottolineare non so che cosa, e Giancarlo Calciolari, che è notissimo cuoco e psicanalista della nostra web TV Liberi.tv. Giancarlo, innanzitutto io ti saluto. Buonasera a tutti, grazie a te. Giancarlo, dove vogliamo iniziare? Te lo chiedo io questa sera, visto che siamo a tavola, tu sei un cuoco, sei un da questo termine che si usa senza più indagare dalla questione dell'identità, ancora prima delle impossibili identità sessuali, se vuoi, partiamo da lì. È un termine che non ha più grandi elaborazioni teoriche. Identità viene utilizzato come se tutti sapessero che cos'è. E almeno ricordo che negli anni 70 l'antropologo Claude Lévi-Strauss aveva tenuto proprio un seminario sull'identità. E questo seminario si può dire che non aveva portato quasi a nulla. Cioè, non era riuscito a capire il grande antropologo strutturalista che cosa fosse l'identità, e quello a cui era arrivato era che questa questione veniva posta quando c'era qualcun altro. Questo è il massimo risultato. Ora, prima ancora di entrare nella questione di che cosa implichi, e poi non so che questioni vorrei porre rispetto a quella delle, io le chiamo adesso presunte identità sessuali, c'è che questo termine di identità ha una lunga storia, ed è meglio almeno accennare a una parte della sua, del suo inizio, ed è che insomma è uno dei tre principi della logica di Aristotele, no? Noi abbiamo, e direi, per dire in breve, il lavoro di anni attorno a queste questioni di identità è un trompe-l'œil, è un inganno della conoscenza. L'identità comincia col doppio, perché l'unico modo che ha Aristotele e poi la logica per dire il principio di identità è A uguale ad A, e quindi ha bisogno di due A per parlare dell'identità. Poi, preciso, perché entra nella materia di cui trattiamo anche con i diritti, eccetera, perché poi si va alla questione dell'esclusione e di come questa esclusione giochi in quelle che comunque chiamiamo identità sessuali anche, è che intanto perché ci sia identità, perché ci sia questo principio in atto, occorre anche il principio di non contraddizione, quindi non è ammessa la contraddizione, e quindi le cose dovrebbero risolversi tra gli A, perché non A è contraddittorio e quindi è dato come inesistente. Terzo principio ed ultima questione di queste, ma che si sente che stiamo parlando della materia anche dei diritti, dell'esclusione, delle inclusioni, eccetera, è che questo dà che il non ha escluso, dà il principio del terzo escluso. Vorrei dire che tutto quel che viene giocato nelle società come esclusioni, e se ci occupiamo di diritti è perché ci occupiamo di diritti di vari gruppi, ceti, persone che non si sentono incluse dalla società, non che non si sentano, che diciamo chiaramente che sono escluse o parzialmente escluse da quella che è la colonna portante della società. Quindi questa questione dell'identità è un'arma a doppio taglio quando viene rivendicata come identità a vario livello. Prima era un'identità biologica, che oggi noi chiamiamo teorie della razza e razzismo, per essere chiari come stiamo elaborandolo noi. Poi ci sono delle varie questioni che forse è meglio che ti ripasso la parola, cioè
di che cosa comporta, per esempio, che per ovviare alla questione dei paradossi e di queste cose che ho appena accennato che emergono, cioè emerge un'esclusione di quel che è considerato non contraddittorio, e quindi è chiaro che se c'è una sessualità che è data e quindi un'identità sessuale che è data come primato, sì, tutto ciò che è un'altra forma viene ritenuta contraddittoria e viene esclusa. Al punto che, diciamo che è un po' come quello che è tra virgolette normale e quello che esce fuori dalla norma, quindi non è normale per quello che può essere la maggioranza e la minoranza, un po' esatto, per definizione. È un altro modo, no, di dirlo, quel che è ritenuto far parte della struttura portante della società diviene, e qua siamo sulla questione tra l'etica e il diritto, viene ritenuta la norma, e quindi tutto quello che è contraddittorio rispetto a questa norma è dato come anormalità. E questo già che... Io a questo punto partirei dal, noi siamo partiti dal titolo, abbiamo detto la trasmissione si chiama A tavola con le impossibili identità sessuali, però in linea di massima l'identità sessuale descrive, diciamo, la dimensione soggettiva del proprio essere sessuati. All'interno di questo diciamo paradigma ci sono quattro distinte componenti che almeno io, documentandomi da neofita, sono sesso biologico, identità di genere, ruolo di genere e orientamento sessuale. E qui si potrebbe già iniziare il nostro discorso, perché se alla nascita ognuno di noi possiede un sesso biologico, per alcune categorie di persone nel corso della vita cambia l'identità di genere, che è diversa, cioè almeno da esterno ti porto questo contributo, tu invece da psicanalista cosa ne pensi? Allora, i tentativi di come dire risolvere una questione che stiamo parlando di questioni di vita, non sono solamente diciamo teoriche, perché dal modo in cui parlo potrebbero sembrare teoriche, ma io intendo bene che ciascuna di queste parole che noi diciamo implica delle questioni di vita e per migliaia e migliaia di persone. Ora, mi pare che sia ancora una, come dovrei chiamarla, in linguaggio ironico dovrei chiamarla un'uscita interna, cioè circolo vizioso, il tentativo di uscirsene e assumendo una parte della questione, un polo della questione, una briciola della questione, rivendicando quella parte, e viene mantenuto l'impianto che crea l'esclusione. Faccio l'esempio, sì, faccio un esempio con la filosofia prima, e dubito sempre appunto di tentativi di sostituire una parola con un'altra semplicemente. E Heidegger, no? Tra l'altro in collusione riuscita con il nazismo, Heidegger ha introdotto la nozione di Dasein, che lui stesso indicherebbe che avrebbe dovuto essere tradotto in un modo tra l'altro non bello, ma per lui letterale, essere il là. Non è esserci come tradotto, ma essere il là, lo disse ai francesi, être le là. Allora lui si inventa, perché parlo di questo? Perché si inventa la parola Dasein, esserci, al posto di soggetto, al posto del cogito di Cartesio, perché voleva sfuggire all'impresa psicologistica, individualistica, antropomorfica di questo soggetto, di questo cogito. Ecco, rimane interno a questa tradizione, e i paradossi di questa cosa sono enormi. Cioè lui ritiene che quel sein, quell'essere, lui ritiene di essere sulla pista dell'essere, e guarda caso, e questo se lo dovrebbero spiegare i mille
e più di uno heideggeriani nel pianeta, ne abbiamo tanti anche in Italia, perché gli appare come una manifestazione dell'essere Adolf Hitler. Noi siamo a questo rischio. Adesso vengo all'esempio, il sesso, no? Allora, sembra chiaro dire c'è un sesso biologico, già subito non ci capiamo più niente, perché ci sono tutti appunto le manifestazioni che ci risulterebbero contraddittorie, no? Ermafroditismo ancora prima che pensare che ci sia una quella che è stata chiamata prima, oggi messo in discussione anche questo termine, una transessualità. Mm-hmm. E quindi si è passati, ecco l'obiezione che faccio, al termine genere per svincolarsi dalla biologia di sessi, anche dalla divisione sociale di sessi. In realtà ho la sensazione che queste categorie che sembrano aprire al molteplice, tu stesso ce ne hai parlato, no? Siamo arrivati alla nozione di pangender, no? Sì, quindi, ne ha parlato sì, Mirella Izzo in una puntata. Sì, pangenere, no? Sembrerebbe la grande riuscita. Noi potremmo dire che è antico questo coso, è il terzo sesso mitico. Ora occorre che lo statuto del sesso, che non ha nulla né di biologico né del genere né dell'orientamento né dell'identità, trovi una sua via. L'etimo di sesso non porta al pisello e alla figa, per essere chiari. L'etimo di sesso è l'etimo di taglio. Quindi è una cosa che è lo stesso etimo che dà anche sessualità, è qualcosa che riguarda il taglio e forse è qualcosa che riguarda il tempo. Ma se noi facciamo una rappresentazione del sesso, una rappresentazione della sessualità, che è la politica di questo taglio, che è la politica del tempo, e questa è una proposta di cui oggi non se ne parla più, sembra una faire classé in Italia, è qualcosa che esce dal laboratorio di Armando Verviglione e delle cifre magiche, e questa altra psicanalisi di cui possiamo parlare. Ebbene, sì. Se io mi rappresento l'altro nelle forme dell'etero, dell'uomo, del trans, del pan, dell'iper, del mega, del nano, del pica, di un'algebra e di una geometria infinita della sessualità e dei sessi, il terzo sesso, il quarto sesso, il quinto sesso, eccetera, noi siamo dentro nell'impianto che crea la divisione, al punto che noi non ce ne accorgiamo. Ammettiamo che siano ammessi oggi, è la battaglia mi pare degli studi detti appunto di genere nell'università, ammettiamo che siano ammessi, sembrerebbe una battaglia civile questa, e possiamo cogliere altri aspetti di questo, per carità, ma intendo la struttura di questa cosa dalla quale sembra che non ci sia uscita. Quale? Se noi se in società fossero accettati tutti i generi, è un paradosso che non mi piace formulare, ma è tecnico, non è che sia, come dire, farina del mio sacco, vi viene da questa struttura, ci sarebbe comunque qualcuno che ha più genere di altri che non ha genere. Vabbè, ma c'è la maggiorà, cioè quello, ti dico una teoria. Ci sono alcune persone che dicono se ad esempio diamo la possibilità ai gay di sposarsi e quindi di fare una famiglia e di adottare dei figli, gli eterosessuali si estingueranno. Cioè c'è anche qua un paradosso, cioè io credo che non ne sia nemmeno sensato considerare un episodio del genere, anche se poi la natura al suo modo trova la soluzione di, non lo so, con la sterilità, con l'eliminazione di alcune categorie di soggetti, ma a livello naturale parlo, quindi probabilmente in un prossimo futuro non è detto che una sola categoria di genere sia maggioranza. Io non penso che ci possano essere infinite categorie di genere, però magari è limitante dire che i generi sono due o sono tre o sono quattro. Non potrebbe essere più facile dire che è l'uomo, l'essere umano, che vuole categorizzare a tutti i costi la sessualità, quando in realtà magari la sessualità
è una parola soltanto coniata dall'essere umano stesso. Sì, tu hai detto il termine che rileva sempre la mia attenzione, la categoria, no? Che categoria. La sessualità, sto desiderio che la sessualità sia una categoria. Potrei anche dire che il desiderio che la sessualità sia una categoria è appunto il desiderio dell'impianto gerarchico, dell'impianto della logica dell'antivita, che è la logica, attenzione, perché insomma, ho letto un po' attorno a queste cose, è la logica per produrre gli oggetti, perché senza la logica di Aristotele e oggi le logiche modali e quant'altro, noi non avremmo fatto, noi, cioè, gli umani non avrebbero fatto i computer, non useremmo le auto, i telefonini, eccetera. Solo che quella logica lì, quando è applicata agli umani, quando gli umani diventano A uguale ad A, X uguale funzione di A, funzione di B, eccetera, diventa la logica dell'antivita, ci diamo la mazzata sui piedi. Quindi chi cerca il controllo sugli umani manterrà sempre l'impianto di questa cosa. È chiaro che laddove, e questo si paga, ma si paga, lo pago anch'io come intellettuale, dovrei dire perché una semplice e piccola ed enorme cosa come cuoco e psicanalista. Già sono rari, come abbiamo appena intervistato, no? Un agronomo e psicanalista, Gerard Haddad. Sì. Sono rarissimi, io ho pubblicato un libro di interviste, i matematici e psicanalisti, Jean-Michel Vapereau, un cuoco e psicanalista, sembra proprio mettere il diavolo con l'acqua santa, cioè sono due piani che apparentemente non si incrociano, come se non ci fosse un'interrogazione intellettuale, una pratica intellettuale nelle cose. Ebbene, rispetto alla questione che poni, è chiaro che questo impianto è rispettato, l'impianto totemico, il principio di autorità, il principio del nome del padre, e che quindi ci sono gli inclusi e gli esclusi, eccetera, un principio di uguaglianza che in realtà serve per l'intercambiabilità all'interno della gerarchia, per mantenere le cose come sono. Detto questo, è chiaro che se l'impianto è rispettato e non viene messo in discussione, per dire così, a ogni livello, anche a questo, e a questo di solito non è posto, chi si trova in condizioni di vittima, di esclusione, di non accettazione, di denuncia di anormalità, di contraddittorietà, è chiaro che se riesce a costruire delle istituzioni civili dove vivere, è già una grande battaglia, ed è per quello che io politicamente non aderisco a questo, ma di fatto io sono per questa apertura. Io sto facendo, semplicemente perché faccio ribalzi, diciamo, una promozione verso un'apertura rispetto a quelli che vengono chiamati, ma io metto già in discussione il matrimonio in sé come istituzione eterosessuale. Tuttavia non è, cioè, la lettura di queste cose, la messa in discussione di queste cose non è prescrittiva. Sì. Salvo dove noi avvertiamo, e io lo avverto molto più in là evidentemente di altri, che c'è qualcosa che come errore tecnico o potrebbe trovare una via di elaborazione, ma è difficile entrare, come dire, si entra in materia religiosa, teologica, con la nozione di peccato, di male, ma anche ancora con la nozione di etica, in molte situazioni subentra l'etica. Parliamo anche, non lo so, della situazione proprio del cambio di sesso, cioè, mentre è visto come una, per alcune persone, come una violazione del proprio corpo, come la modifica arbitraria del proprio corpo, almeno secondo alcune persone. Però vorrei fare un piccolo esempio, visto che c'è una differenza tra l'Italia e la Francia. Mentre l'Italia è da anni che sicuramente ha introdotto la possibilità di riattribuzione sessuale,
sia per gli uomini che per le donne. C'è da dire però che è inclusa ancora come disforia di genere, quindi una patologia in Italia per poter accedere alla possibilità di riattribuzione sessuale. Invece in Francia, la svolta diciamo francese è stata quella che è stata levata la transessualità dalla lista delle patologie psichiatriche. E quindi chi decide di cambiare sesso lo fa per scelta, non lo fa perché è incluso in una patologia da guarire o da cancellare. Tu come vedi questa situazione italiana e francese? Allora, occorre intendere che l'elaborazione delle questioni di vita e quindi l'elaborazione è una questione di vita come questione intellettuale, non è prescrittiva. Cercherò di precisare questo, nel senso che se qualcuno vuole cambiare sesso, non poniamo una questione prescrittiva, cioè che è abnorme, che è fuori, non è in termini di normalità o di anormalità che viene decisa la cosa, anche se, come hai accennato, è così che viene vissuta, no? È stata tolta la questione dall'ambito della patologia, dall'ambito psichiatrico, del transessualismo, e bisognerebbe andare a vedere adesso, e sarà materia anche per dibattito, inviteremo anche degli psichiatri, sulla questione di questo manuale diagnostico di cui è uscita dopo 10 anni la nuova versione, la quinta, e può anche darsi appunto che non si trovi più. Quello che intendo, cioè, dov'è la differenza? Qual è la questione? Allora, c'era un presidente della Corte d'Appello di Dresda, molto noto per coloro che si occupano di psicanalisi, che era il presidente Daniel Paul Schreiber, che insomma testimonia nelle sue memorie che stava trasformandosi in donna. Ogni mattina si guardava allo specchio e lui vedeva che gli stavano crescendo i seni. Che qualcuno viva qualcosa di questo o che qualcuno voglia una trasformazione, allora può essere vissuto in una specie di supermarket sociale dove oggi, insisto, ciascuno può trovare persino il suo sesso, altro che il terzo, il quarto, il quinto, ma quel sesso specifico o particolare solo per lui, e rimane per me, non dico per la psicanalisi, perché rispetto ai modi usuali dell'elaborazione, per esempio l'identità sessuale, dalla maggior parte degli psicologi, degli psichiatri, è mantenuta come una definizione che ha senso. Per me invece è irreale, non ha proprio senso. Tuttavia, che cos'è che ha gli elementi per porsi come questione? Che è una questione di vita incredibile, che un uomo come il presidente della Corte d'Appello di Dresda, Daniel Paul Schreiber, si guardi allo specchio ogni mattina perché si vede crescere le tette. Cioè, è la materia della sua vita in quel momento, e quindi occorre che questa materia trovi svolgimento. Tuttavia, la prescrizione, tipo è matto, diamogli psicofarmaci, tipo ingabbiamolo in una camicia di forza, e oggi la camicia di forza è chimica, appunto viene dato lo psicofarmaco, oppure lo mettiamo in condizioni, insomma viene escluso, lo mettiamo in un asilo particolare per alienati, viene giocata contro questa contraddizione enorme, e tutto il peso sociale di esclusione. La psicanalisi invece, quando è originaria, quando si attiene alla parola e quando non è prescrittiva come invece le scienze prescrittive sociali, e possiamo rubricare anche buona parte della medicina, della psichiatria, della psicologia, sì, e quindi tutta la sinistra degli psicoterapeuti, e invece la psicanalisi si interessa di questo, chiamiamolo così, chiamiamolo fantasma, questo fantasma che è presunto a portata di mano, che addirittura punge, morde, ossessiona. È meglio fare riferimento alla letteratura, le tre bestie di Dante sono questa questione qua, no? Dante dice
a Virgilio nell'inferno, ma non la vedi la bestia che mi fa tremare le vene, i polsi? Ecco, diciamo che queste sono fantasmi potemici e tabuici che richiedono un'elaborazione, ma non è un obbligo, non è una prescrizione, e quindi rispetto a questo occorrerebbe che, pur nell'enormità sociale, però solo sociale, dell'enunciato, perché quando parliamo tra amici, tra amici, cioè, emergono fantasie veramente impensabili, ma l'ipotesi che c'era un giovane uomo che continuava a saltellare, sai perché saltellava? Perché voleva far vedere agli amici che lui era, e qua la metafora non è sessuale, non è di identità sessuale, ma non so come dovrei chiamarla, ma cosmica, teologica. Lui saltellava perché voleva far vedere che ogni volta che si staccava dalla terra si vedevano le scintille, perché lui era, come Cristo, il relè dell'umanità. Ecco, quando noi siamo, come dire, in posizioni di ascolto rispetto a queste fantasie, non ci mettiamo a ridere, non abbiamo un principio di realtà con il quale regolare il flusso di questi fantasmi enormi, ma ci rendiamo conto che quel salto, quelle scintille, le parole che vengono dette sono però tutta la vita di una persona. Perfetto. E quindi hanno dignità di ascolto, non devono essere esclusi. Se io mi sento Napoleone reincarnato, solo se posso elaborare questa idea, può anche darsi che intanto magari divento qualche cosa di più interessante anche per gli amici, cioè per capirci qualcosa divento uno storico esperto di Napoleone. Certo, assolutamente. Giancarlo, purtroppo il tempo a nostra disposizione, come tu ben sai, è terminato, però a questo punto dovremmo cambiare il titolo. Noi l'abbiamo chiamata questa puntata A tavola con le impossibili identità sessuali, ma concludiamo dicendo con le possibili identità sessuali, perché comunque in realtà chiariamo il discorso. Tu l'hai detto adesso, se io mi sentissi Napoleone... Impossibile che diciamo noi, è ironico, vanno elaborate, ironico, esatto. Vanno accolte, hanno, è un chi parla di questo è la sua vita, è un elemento linguistico ed è importantissimo. Nessun elemento linguistico, anche se socialmente sembra inoperoso, aberrante, eccetera, immondo, invece è solo confrontandosi con queste con ciascuna di queste posizioni che la via diventa, rispetto alla questione di vita e di diritti, la via diventa etica, perché se io ritengo che qualcuno viene con un'istanza che per me, analista, è negativa, blocco il suo percorso. E lo scrittore Aldo Busi ha ironizzato in un romanzo di qualcuno sulla questione del cambiamento di sesso, no? che praticamente se l'è fatto mettere sotto la spalla, sopra la spalla, sopra la testa, dietro la schiena. Se noi la negativizziamo e non possiamo neanche discuterla, da tanto la riteniamo enorme, e condanniamo alla, come dire, a sposare il fantasma, sì, e non a capire perché possiamo anche formularla qualche domanda, ma perché voleva cambiare sesso? Le risposte, è meglio non rispondere, ma le presunte risposte sono quelle che richiedono un'analisi, una psicanalisi. Dobbiamo purtroppo concludere, sì, perché dalla regia ci chiedono il tempo. A questo punto io ti ringrazio nuovamente, Giancarlo Calciolati, dicevamo prima, cuoco e psicanalista. Io cedo la linea alla regia, a Donato Volpicella, per il proseguimento delle trasmissioni, però questa puntata sicuramente è l'inizio di qualcos'altro, quindi se i nostri amici web ascoltatori che stanno seguendo ora o in differita hanno qualcosa da dire, siamo qui per ascoltarli, per replicare ed eventualmente fugare i dubbi, perché Giancarlo Calciolati è a disposizione per qualunque confronto.
Io ti saluto Giancarlo e ti ringrazio soprattutto per il tuo tempo e cedo la linea alla regia a Donato Volpicella che fa sempre un ottimo lavoro malgrado purtroppo le linee alle volte siano precarie. Grazie a tutti e buon proseguimento. Donato, grazie.